Ciao, sono Davide. Allora, una piccola premessa prima di cominciare il video. Quello che vi farò vedere, la preparazione di questo prodotto, questo eccezionale prodotto, io non vorrei andare a offendere nessuno, specialmente i nostri cugini parmensi, dove è la patria, diciamo, del culatello. Io vi farò vedere in che maniera preparo io il mio culatello personale. Bene, detto questo, andiamo a vedere che cosa ci servirà per preparare un culatello. Allora, innanzitutto, che cos'è un culatello? Il culatello è una parte, la parte più nobile del prosciutto di maiale, ok? Si parte da una coscia cruda, che in questo caso risulta essere 13 kg. Non è enorme, si potrebbe usare una coscia anche tranquillamente più grande, fino a 16-18 kg. Ho preso questa, utilizzerò questa coscia e va benissimo lo stesso. Allora, le parti più nobili dove la carne, diciamo, è la parte migliore del prosciutto. Adesso man mano che disosso vi faccio vedere. La prima cosa che c'è da fare è andare a togliere la cotenna. Quindi pian pianino con un coltello vado a segnarmi la cotica e poi pian pianino la tiro via. Sarà un video piuttosto lungo questo qua, perché mi piacerebbe farvi vedere tutte le fasi mentre che lavoro intanto parlo. Questa coscia che io ho davanti si chiama prosciutto da sale. Per lo meno io ho la possibilità di ordinare questo tipo di coscia perché è già approntata, come vedete, era già rifilata per poter prepararci un prosciutto crudo stagionato. Vedete, era già proprio rifilata qua davanti. Se notate, manca proprio l'osso del bacino, che noi chiamiamo l'osso del traculo. È presente soltanto l'ossicino classico che c'è nel prosciutto crudo. Perché comunque quella parte lì per il culatello a noi non ci servirà. Quindi probabilmente spenderete qualcosina di più al chilo ad acquistare questa coscia che quell'altra che ha più osso e quindi avete maggior scarto. È comprendente anche di scamone l'altra parte. Un po' più abbondante perché un pezzettino c'è anche qua, però io non ne avevo bisogno per preparare il culatello. Allora, vi vado a dire intanto che cosa costa questa coscia. Allora, io l'ho pagata, io parlo del prezzo da privato, non da rivenditore, ecco, perché logicamente se andate a comprare dal macellaio lui ci dovrà guadagnare qualche cosa. Allora, io l'ho pagata 6,50 euro al chilo. Ok, quindi cominciamo a fare due conti sulla spesa che si ha per preparare un culatello. Come dicevo, non utilizzando tutto il prosciutto avremo un pochino più di scarto, ma scarto fra virgolette perché è quello che noi andremo a togliere. In ogni caso lo potete riutilizzare in cucina tranquillamente per fare delle preparazioni, delle bistecche. O c'è anche qualcheduno che stagiona anche la noccetta per bacco, quella che andremo a togliere, insomma. Comunque la fase importante è questa qua, andare a togliere la cotenna evitando di tirare via tanto grasso dal prosciutto. Io vi do un consiglio per lavorare meglio, lo dico ai privati, non ai macellai, perché i macellai è meglio che non lo facciano perché bisogna lavorare sempre in ambiente freddo e controllato. Però se il prosciutto lo lasciate fuori dal frigo un paio d'ore, che si ammorbidisca un po', si rilassi un po' la carne, questo intervento di togliere la cotica è molto più veloce perché si ammorbidisce e tenendo sempre la cotica in tirare
rinvia bene, insomma. Ecco, guardate, la cottica è venuta via. Se la domanda successiva è cosa ci fai con la cottica, mi sembra quasi ovvio, non c'è neanche bisogno che lo dica, ma una volta pulita bene ci potete fare tranquillamente cottica e fagioli, eh. Ecco qua, guardate, e questa la mettiamo da parte. Perfetto. Bene, adesso passiamo alla parte del disosso vero e proprio. Abbiamo da questo lato lo stinco. Vado a staccare un piccolo tendine che c'è, proprio quello che abbiamo anche noi di dietro il calcagno, per andare a seguire una piccola vena dello stinco. Vedete, si apre proprio in questa maniera, e vado, non vado neanche a staccarlo lo stinco, vado avanti, procedo fino a che non vado a trovare l'osso del prosciutto. Ok, qui abbiamo, iniziamo già a trovare la nocetta. Ecco, guardate, praticamente seguendo lo stinco vi trovate in questa situazione. Vedete l'osso? Perfetto. Allora, per accelerare i tempi potrei anche staccarla proprio così, con l'osso attaccato alla nocetta, perché noi avremo bisogno praticamente di questa parte qua del prosciutto. Quindi adesso io farò un taglio netto proprio in questa posizione e vado a staccare quello che dovrà essere il culatello. Non è ancora finito, eh? Qui abbiamo solo tolto l'osso. Adesso vado a tirare via l'osso che c'è qua davanti, semplicissimo, basta solo girarci un po' attorno con la punta del coltello. Ecco, vedete? Questo qua è l'ossicino tolto. E adesso, grosso modo, più o meno iniziamo a intravedere un po' la forma del culatello. Manca ancora qualche taglio. Allora, per dovere di cronaca, vi faccio vedere. Stacco anche questo ossicino qua, così vi faccio vedere la nocetta, da dove si ricava il fiocchetto. Ma questo è tutto un altro video, ve lo farò poi vedere un'altra volta. Che poi dopo, nel prosciutto stagionato, almeno io tecnicamente la chiamo la falsa pera. Quindi qui vado a staccare lo stinco. Quindi già da questo prosciutto abbiamo lo stinco, che non viene utilizzato per fare il culatello. Ci potete fare dell'osso buco tranquillamente, o lo stinco come avete visto nei video precedenti. E abbiamo una bella noce, che ci potete ricavare un fiocchetto stagionato, oppure farci delle ottime bistecche o un super arrosto. Allora, la parte superiore del prosciutto, questa qua, si chiama fesa. La fesa ha una vena interna proprio su questo lato qua, dalla parte del taglio, che noi non dovrà entrare nel taglio del culatello. Si vede proprio qua sopra, vedete? È una vena che va dentro, e questa qua io vado proprio a staccarla, a staccare questa ala, vedete? Per pareggiare il taglio. Poi a questo punto si controlla sempre qui dentro se ci sono delle vene o dei ossicini o delle impurità, insomma andiamo a tirare via tutto il superfluo. Ci vado a dare solo una sistemata, lo vedete poi anche voi con i vostri occhi se la state preparando, ok? Vedete proprio se c'è della carne rossa che non va bene, della carne che è molto scura. A questo punto andiamo a tirare via anche questa parte qua davanti. Dobbiamo proprio andare a pareggiare in questa maniera. Eliminiamo proprio
questa parte, che anche questo qua è un pezzo, noi lo chiamiamo il fascione, il sottofesa, potete ricavarci delle bistecche e farci dello spezzatino o macinato o altre preparazioni, quello che volete. Ok, bene, qui abbiamo il pezzo nudo e crudo del culatello. Ci facciamo un giro attorno, ci faccio un giro attorno per vedere se c'è delle imperfezioni da tirare via, delle pellicine, insomma. Voi pensate che deve star fermo lì perlomeno 12 mesi, perlomeno. E quindi tutte le magagne che voi ci lasciate all'interno, fra 12 mesi le trovate moltiplicate. Quindi se notate dei pezzettini di sangue o delle cose che non vanno bene, tiratecele via subito dall'inizio. Bene, vedete qua per esempio c'è un ossicino che ho lasciato, adesso ce lo tiro via, me ne sono accorto adesso, lo vado a tirare via. Fatto ciò, abbiamo la parte della legatura. Vi faccio vedere comunque anche sotto, vedete questo grasso qua ci deve essere. Ve lo giro tutto attorno per farvi vedere il pezzo. Qui in fondo c'è un piccolo nervettino che vado a togliere proprio. Sono soddisfatto. Vado a legarlo. Allora, la legatura. Io utilizzerò un cordino di 3 mm, quello che poi utilizzerò anche esternamente per andare a fare la legatura finale. Allora, il nodo, andiamo a fare un piccolo nodino in cima alla corda in questa maniera, così lo passiamo sotto, iniziamo a chiamare al culatello, poi vado a chiudere come se fosse un laccio da scarpe, diciamo, e su se stesso chiudo il nodino. In questa maniera abbiamo ottenuto un nodo scorsorio. Ecco qua, cercate di, ci andranno fatti 4/5 legature, di farle in linea fatte bene. Tirate bene e fate risultare il nodo da questa parte in maniera da averli tutti allineati. Poi alla fine vado a farci un nodo per fermare la corda in maniera che non scivoli. E a questo punto taglio. Faccio vedere bene un'altra volta. Nodino in testa, passo sotto. Ok, lo teniamo circa a 2 dita dal primo. Dalla prima legatura, quindi le vado a incrociare in questa maniera, poi su se stessa vado a chiudere il nodino e poi tiro in questa maniera. Perfetto, sentite proprio la corda che deve tenere la carne chiusa qua, vedete come si è chiuso, come si sta compattando, e a questo punto io faccio questo giro con la mano, così mi creo un cerchietto, diciamo, vado a prendere il mio nodino, tiro la corda e vado a chiudere il nodo in maniera che non scivoli più via. Guardate, 4 per me sono bastati. Sì, qua in fondo non ce n'è bisogno. Avrete così legato il culatello e l'avete compattato e pronto per la salatura. Per quanto riguarda la salatura, non vi posso dare un peso del sale, perché non c'è un peso specifico da poter dirvi, insomma. So senz'altro che io utilizzo 1 chilo di sale medio di Cervia. Se non avete quello di Cervia, usate del sale marino, medio, se è possibile medio. E su 1 chilo di sale ci vado a mettere dentro 120 grammi di pepe spezzato. Allora, lo vado a miscelare un pochettino. Nel frattempo vi posso dire che il nostro pezzo di culatello, una volta preparato, così legato e tollettato, pulito, diciamo, è rimasto 5,1 kg. Allora, ci appoggio il pezzo di culatello e mi sono preparato
una ciotolina con del vino nero e due spicchi d'aglio all'interno. Perché faccio quest'operazione, vado a bagnare il culatello col vino, non mettendoci salnitro o altri conservanti. Ci vado a mettere del vino e dell'aglio perché comunque il vino ha un'alcolicità che l'alcol, diciamo, va ad ammazzare una parte di dovessero esserci dei microbi, ok? E l'aglio si sa che è un disinfettante naturale che usavano fino agli antichi romani, anche più indietro. Allora, non tanto, vado proprio a inumidire la carne in questa maniera. Giusto per fare in maniera che il sale si attacchi meglio, per attivare il sale, ecco, perché con un pochettino di umidità il sale si scioglierà prima. Proprio appena appena, così. Ecco, boh. Adesso vado con la salatura. Voi lo ricoprite e lo lasciate con il sale sopra, diciamo. Quello che riesce a tenere, questo qua è quello che faccio io, eh. I veri salatori sanno, cioè i veri, proprio quelli che lo fanno di mestiere, hanno l'occhio di dove andare a mettere il sale, però io. Questo qua è il quinto culatello, perché io ne faccio uno all'anno, anzi, difatti poi alla fine del video vedrete il mio culatello che è pronto, è stato messo in stagionatura a novembre dell'anno scorso. Alla fine vi farò vedere quel culatello, non questo qua naturalmente, che avrà bisogno di almeno, io lo lascio almeno 12 mesi di stagionatura. Ci fate proprio un bel massaggio che il sale aderisca bene. Siamo perfetti. Facendo così verrà via quello in eccesso. Quello che secondo me è giusto rimane attaccato. Potrei anche andare a pesare il sale rimanente e vi dico quanto ce n'è andato, però se voi fate in questa maniera vi trovate bene, vi troverete bene. A questo punto avete bisogno di lasciarlo riposare. Io l'ho messo all'interno di una griglia bucata, come vedete, in maniera che sgoccioli con sotto un vassoio. Andrò a tenere sollevato in maniera che il liquido che butterà fuori il prosciutto, il liquido, sapete che il sale tira fuori i liquidi, che butterà fuori il nostro, non prosciutto, ma culatello, non rimanga a contatto con la carne. Per 6 giorni, almeno 6 giorni, ok? Per tanti tipi di salumi, l'ideale sarebbe 1 chilo, di carne, 1 giorno di sale. Questo qua è 5 kg. Adesso, quando sono al quinto giorno, decido se è il momento di tirarlo via dalla salatura, diciamo, e metterlo in vescica, che poi sarà lo step successivo. Durante questi 6 giorni, vedrete che la carne diventerà più scura, cambierà proprio colore. Se vedete che ci sono dei punti, magari dopo un paio di giorni, dei punti che la carne non ha cambiato colore ed è rimasta un po' più molliccia delle altre parti dove ha preso il sale, prendete un pugnettino di sale e ce lo girate sopra, ok? Nel frattempo, tutti i giorni lo dovete massaggiare proprio in questa maniera che aiuterete il sale a penetrare e spurgherete i liquidi e se c'è del sangue all'interno. Naturalmente andrà conservato in frigo, ok? O in un posto fresco, che almeno ci siano 10 gradi, ecco, in questa maniera qua, sotto sale.
alla fine dei 6 giorni ci ritorniamo a vedere e andiamo a metterci la vescica e a fare la legatura tipica del culatello. Allora, sono passati 4 giorni dalla salatura, quindi ne mancano, ho altri 2 giorni da lasciare la carne così, diciamo, sotto sale, e vi faccio vedere il mio massaggio quotidiano che faccio alla carne, sempre utilizzando proprio un goccino di vino con l'aglio dentro, in questa maniera, e lo andiamo e lo massaggiate per 3-4 minuti. Ecco, come potete vedere, ha cambiato colore la carne, non ho avuto bisogno di aggiungere sale perché, diciamo, il colore è rimasto omogeneo, non vedo parti dove la carne non ha preso sale, diciamo che è rimasta più rossa e molliccia, inizia a essere abbastanza sodo e la carne dà quell'effetto di gommoso, deve proprio risultare gommoso. Allora, però, per far combaciare i tempi della legatura di questo culatello con diciamo il taglio del culatello che ho messo in stagionatura l'anno scorso, siccome c'è un piccolo rito, ci sono delle piccole operazioni da fare per poter mettere in taglio il culatello e durano circa 2 giorni, vi faccio vedere cosa c'è da fare al culatello prima di metterlo in taglio. Quindi metto da parte un attimo il culatello di quest'anno e vi faccio vedere il culatello che ho messo a stagionare l'anno scorso, che è stato in cantina, non in frigo, attenzione, questa volta non è una stagionatura da frigo, ma io l'ho tenuta in cantina appeso. Allora, questo culatello io l'ho messo, come vi dicevo all'inizio del video, a novembre dell'anno scorso, quindi abbiamo all'incirca 14 mesi, se non sbaglio, sì, siamo a febbraio, un culatello di 14 mesi. Come vedete si presenta con un po' di muffa attorno, vedete anche il di sotto, la vescica con di sotto quei puntini neri che sono poi in trasparenza il pepe che abbiamo messo nella stagionatura, e questa qua è la classica legatura che poi andremo a vedere quando legherò questo qua fra un paio di giorni. La prima cosa che c'è da fare al culatello è andare a togliere tutta la corda attorno, in questa maniera lo lasciamo proprio senza corda. Allora, il primo intervento in realtà è facilissimo perché basterà metterlo a mollo in una bacinella con dell'acqua. Ci sono diverse scuole di pensiero, io ce lo lascio un paio d'ore perché l'acqua andrà ad ammorbidire la vescica e dopo sarò in grado di andarla a staccare bene dal culatello. Invece c'è chi ce la lascia 2 giorni sotto acqua, chi la lascia direttamente sotto vino, però io la prima fase la faccio con solo l'acqua, acqua fredda, acqua corrente. Allora, il vino che ho utilizzato, prima che mi dimentichi, è un vino naturale, non ha solfiti, ok? Visto che non abbiamo messo, e questo culatello è tutto al naturale, naturalmente, non abbiamo messo sal nitro, non ci sono neanche i solfiti nel vino, quindi praticamente è al naturale al 100%. L'unico conservante che abbiamo utilizzato è il sale. Ed ecco qua il culatello tutto pelato, cioè l'abbiamo privato dalla corda. Vi preparate una bacinella con dell'acqua all'interno e lo andiamo ad immergere. Io lo metterò così a faccia in giù, in questa maniera l'acqua pulirà le muffe e farà sì che la vescica attorno al culatello si vada ad ammorbidire e renderà più facile l'operazione di denudamento, diciamo, perché il culatello avrà bisogno di essere totalmente scoperto per passare alla fase successiva, che è quella del vino. Ci vediamo fra 3 orette, quando siamo pronti per togliere la vescica. Una volta ammollata il nostro culatello, ci do una piccola asciugata, vedete che tutte le muffe sono venute via,
adesso dalla parte di sotto ci faccio una piccola incisione col coltello. E vado a togliere la vescica. Guardate come viene via bene una volta che è stata molla nell'acqua. Fa già un buon profumo. Vado a toglierci via i lacci interni. Ecco, praticamente siamo rimasti a culatello vivo. Ecco qua. La fase successiva, che è molto importante, che durerà un paio di giorni, è quella di andarlo a mettere con un canovaccio. Ecco qua, una vaschetta, canovaccio pulito naturalmente, che andrò ad imbibire di vino. Io utilizzerò del vino bianco secco. Non usate l'ultimo puntalone della cantina, mi raccomando. Usate un vino discreto. E poi dopo lo vado a ricoprire col panno. L'importante è che sia coperta la parte sopra, diciamo, dove c'è il magro, perché è la parte che durante la stagionatura si secca di più. Ok, io l'ho coperto tutto. Poi prendo la pellicola e ci do un giro di pellicola. In questa maniera il panno rimarrà il più umido possibile. Lo lasciate in un canovaccio così avvolto nella pellicola per un paio di giorni. Non mettetelo in frigo, lasciatelo a temperatura ambiente, perché è molto importante che il culatello venga consumato a temperatura ambiente per preservare i suoi aromi e il gusto tradizionale che c'ha. Allora, iniziamo ad arrivare verso la fine. Vescica di maiale. La vescica, per chi non lo sapesse, è quella che contiene la pipì, diciamo, quindi viene lavata e poi essiccata, però io ci do un'ulteriore lavata e preferisco darci una disinfettata con l'aceto bianco. Allora, adesso per andarla a reidratare ho messo un paio di litri d'acqua in una bacinella e la vado a mettere a mollo nell'acqua. Ci butto dentro due bei bicchieri di aceto e la lasciamo almeno un paio d'ore, anche tre ore, perché si deve reidratare bene e deve essere a mollo proprio nell'acqua. Ci vediamo alla fine per l'allegatura. Allora, tiriamo le somme. Abbiamo lasciato il nostro pezzo di culatello 6 giorni sotto sale e l'abbiamo tirato fuori ed è pronto. Il budello è stato in acqua e aceto per 3-4 ore, forse anche 4, perché ho perso un po' più di tempo. È stato rigirato dentro, cioè l'interno l'abbiamo tirato fuori in maniera che la parte che conteneva l'urina, diciamo, essendo una vescica, risulta esterna. L'ho sciacquato sotto l'acqua e questo è il risultato. Questa è la nostra vescica. Siamo pronti per andare a inserirla nel nostro culatello e, come potete vedere, il buco è un po' stretto, quindi vado ad allargarlo. Con un coltello ci faccio un taglietto, che sarà la parte che poi andrò a cucire. Cercherò di farcelo un pochino più grande. Ecco, adesso andiamo bene. Ho allargato la vescica. Andiamo a inserire il culatello
nella vescica, e poi dopo quel taglio che ci ho fatto, adesso scarterò un po' l'esubero, dovrà essere proprio bella attillata. Mi hanno dato una vescica molto grande, sarebbe bastata un pochino più piccola, quindi vado a scartare l'eccesso. Questa maniera. Ecco, e poi vado a legarla con un ago e del filo d'arrosto io utilizzo. Cercate di non prendere la carne, ma soltanto la vescica. Quindi ci facciamo il nodino. E poi facciamo la classica legatura. Quindi infiliamo, passo l'ago all'interno della corda, così viene ben stretto. E voilà. Forate bene la vescica. Siamo pronti per la legatura finale. Allora, per la legatura finale utilizzerò questa corda da salame. Vi faccio vedere la legatura a ragnatela. Allora, si comincia in questa maniera. Si gira attorno in questa maniera, così. Faccio vedere con calma, eh. Praticamente che gira è sempre solo la parte attaccata al rotolo. Ecco qua, abbiamo fatto le nostre 8 tirate. A questo punto vado a legare qua in fondo. Con un classico nodo. Questa maniera. E poi un altro nodo sopra. Ecco, allora sistemo un po' le corde in maniera omogenea. Ok, fatto ciò, fatta questa prima legatura, diciamo a 8 corde, vi troverete in questa situazione con 2 cordini. Allora, questa qui la vado a sdoppiare così e la passo sotto. Diciamo a un filo di sinistra, in questa maniera. È uguale la stessa cosa che lo facciamo con l'altra corda. La sdoppiamo. Prendete il filo di destra, diciamo equivalente a quello parallelo a quell'altro, insomma, e andiamo a tirare. In questa maniera andremo a rinforzare
tutta la struttura e poi vado a farci un nodo su in questa maniera. Ecco, e qua abbiamo già, diciamo, la struttura che tiene su il culatello, ok? Bene, adesso viene la parte un pochino più brigosa, diciamo. Sistemo un po' le corde, guardo che la vescica non si sia rotta, bisogna controllare, cercare di pareggiare bene queste corde. Ecco, dobbiamo andargli una forma a pera, il più possibile a pera. Allora, a questo punto mi prendo un pezzo di corda abbastanza lungo, ma non tanto, ma perché poi la vado ad aggiuntare, e comincio facendo un nodino qua in fondo, in questa maniera, e comincio a fare questo giochino qua, passo la corda, in questa maniera. Ok, da sotto a sopra. Allora, bisogna tenere tirato maniera, si fa passare la corda sotto. Allora, i primi giri si fanno abbastanza bene perché, diciamo, le corde, la struttura, io lo chiamo la struttura, è ancora abbastanza lenta, ma man mano che si va avanti a fare questa ragnatela diventeranno sempre più sode. E si farà più fatica, quindi utilizzerò quella specie di congegno che mi sono autofatto, diciamo, autocostruito, anzi, della verità me l'ha costruito Roberto della Ferramenta, da un cucchiaio di metallo abbiamo ricavato quella specie di scovolino che mi servirà per andare sotto alle corde. Dopo vi faccio vedere. Da qui in avanti non riesco più. Adesso ci faccio un'aggiunta. Nel frattempo c'era venuto un nodino. Allora, l'attrezzo è questo. Praticamente abbiamo una punta liscia. Una punta liscia e un buchino, vado a inserire la corda qua dentro e fa le veci, diciamo, di un ago, però avendo la punta arrotondata non vado a forare la vescica, vedete? Riesco a entrare sotto le corde bene senza andare a rovinare la vescica. Abbiamo fatto passare anche il nodino. Logicamente io non ne faccio tutti i giorni, non sono un granché veloce, come tutti potranno notare, però vedo che la legatura sta venendo piuttosto bene e anche piuttosto stretta, che è il necessario. Lo scopo è sempre quello di far aderire
bene la vescica al culatello. Anche posso bastare, adesso lo vado a passare sotto una di queste corde per andare a fermare la cordicina, diciamo. Ce ne facciamo un altro, questo fermo. Ed ecco qua il culatello, fatto alla mia maniera, si intende, eh? Non è una legatura super professionale come quella che può essere quella del culatello di Zibello, però a grandi linee la legatura è questa qua. Adesso io ci andrò a fare i fori, mi raccomando non abbiate paura a farceli perché ce ne ha bisogno, perché deve far fuoriuscire l'aria che c'è rimasta sotto intanto, e poi dopo avrà la maniera di sgocciolare. Ecco fatto. Allora, adesso questo culatello rimarrà, io lo terrò un paio di giorni a temperatura ambiente. Lo appenderò qua. Anzi, lo appendo subito. Lì, dietro di me. Rimarrà lì appeso per un paio di giorni, ci metto sotto una bacinella in maniera che sgocciolerà, farà la prima sgocciolatura. Poi dopo io lo metterò in cantina e rimarrà lì in cantina per minimo 12 mesi, ok? Adesso quello dell'anno scorso, come vi dicevo, è pronto, l'avevamo messo sotto vino 2 giorni fa, ce l'ho pronto, adesso andremo a fare la prova taglio e andiamo a vedere com'è il culatello dell'anno scorso. Allora, siamo pronti per la prova taglio. A questo punto, dopo 2 giorni, andiamo ad aprire il culatello. Dopo 2 giorni di canovaccio imbibito nel vino, diciamo, siamo pronti per vedere come è diventato il culatello. Dopo un lungo percorso, perché dall'inizio fino ad arrivare qua sono passati ben 14-15 mesi. Dico 15 perché, essendo che l'ho messo a novembre dell'anno scorso, adesso siamo ai primi di febbraio, diciamo che sono 14-15 mesi, ecco. Allora, è bello umido, si è un po' ammorbidito ed è giusto quello che volevo ottenere. Adesso lo vado a tagliare in due. Allora, per chi lo consuma al banco, tagliarlo in due è uno spreco, perché è giusto cominciarlo dalla punta, perché sennò ti vengono 2 sederini e, come sapete tutti, diciamo il fondello si fa fatica a dare via, specialmente per un culatello che ha un costo abbastanza proibitivo, diciamo. Siccome questo qua è mio, è di casa mia, lo vado a dividere in 2 pezzi, di cui uno lo metterò in taglio e uno me lo conserverò sotto vuoto quando avrò finito il primo e posso tranquillamente tenerlo lì per 3 mesi. Adesso la curiosità
mi sta assalendo. Andiamo a tagliarlo. Allora, stagionato e stagionato. Direi che sia eccezionale. Allora, conservo questa qui, che per me, diciamo, è la parte migliore, la tengo per ultimo. Metterò in taglio questa qua, la parte, diciamo, finale, la parte del codino. Ci do soltanto una pulita perché è giusto che la cotica sia ben, cioè non la cotica, ma il rosso del prosciutto, il magro, non deve aver giallo. Non deve aver giallo perché sennò trasferirebbe cattivo sapore al culatello. Quindi ci do una leggera pelata superiore perché vuole pulito così il culatello. Per togliergli, se per caso ha fatto un po' di giallo, noi diciamo rancido. Vedete questa parte qua che è più giallina. La vado a scartare. Molto probabilmente nei negozi non troverete nessuno che vi fa questo lavoro qua. Ed è un male perché il culatello va servito pulito bene. Come vedete, ho già messo sulla macchina la fettatrice. Come vuole la tradizione, ci vorrebbe una fettatrice col volano, di quelle rosse che conoscete bene la marca, posso anche dirla che tanto non succede niente, quelle della Berkel, perché il giro della lama è più lento della lama, diciamo, a motore. Si dice che siccome il culatello va servito a temperatura ambiente, perché gli aromi vengono esaltati, diciamo, a più a temperatura ambiente, si dice che la lama girando molto forte scalda la fetta e fa perdere l'aroma al culatello. È una piccolezza, comunque è un piccolo accorgimento che a Parma usano. Insomma, usano la Berkel per affettare il culatello. Siamo pronti per andarlo a affettare. Allora, un'altra regola è che deve essere sottilissimo, veramente sottile. Un velo. Nel frattempo io mi sono preparato qua dietro di me due fette di pane. Il profumo è fantastico. Basta, non ne affetto più perché sennò non me ne rimane più. La devo tenere. Allora, ecco qua. Il culatello. Fantinati, il culatello fantinati. Eccolo qua. Veramente, veramente eccezionale. Vado a prendere le mie due fette di pane prima che si brucino e mi preparo, me ne preparo una sola poi per la prova assaggio. Ecco qua. E finalmente
vado a degustarlo. Allora, prima lo assaggio senza il pane perché devo sapere il sapore. Si scioglie in bocca. Dolcissimo, ha il caratteristico gusto come l'originale. Come, eh? Non ho detto uguale. Come? E questo ve lo dedico. Direi che gli sforzi siano stati ripagati. Culatallo veramente eccezionale. Allora, un'altra cosa sulla cantina. Questo qua andrà a finire in cantina, come vi ho già detto, fra un paio di giorni. La cantina, la mia cantina fa più o meno dai 15 ai 18 gradi. È una cantina abbastanza umida e io la lascerò lì. Il risultato è questo qua. Quello dell'anno scorso è venuto perfettamente, quindi non lo sposto da quella posizione. E se voi avete una cantina che ha queste caratteristiche, diciamo dai 13 ai 18 gradi, e che sia abbastanza umida, lo mettete lì e lo lasciate lì. L'importante è che anche d'estate rimanga abbastanza fresca, perché il culatallo deve subire proprio tutte le stagioni fino ad arrivare al freddo di quest'altro anno, che siamo pronti per tagliarlo, insomma. Va bene, con questo concludo, perché il video sarà durato veramente tanto. Spero che il video sia stato interessante, perché ho lasciato un po', diciamo, i passaggi e mi sono un po' dilungato nel parlare per cercare di spiegare il meglio possibile come poterlo fare in casa, i vari passaggi, la legatura, anche se non sono un super professionista, però come vedete la legatura è venuta abbastanza bene. Quindi direi che se avete delle domande da fare me le mettete qua sotto nell'info box. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale per altre video ricette o video stagionature. Direi che ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video. Un saluto da Davide, alla prossima. Ciao! Buono!